Per la serata di oggi beviamo un vino che viene dal centro Italia, un'azienda agricola che si chiama Casale del Giglio, è uno Shiraz, centro Italia appunto, Lazio, Aprilia, Latina. Non è proprio lo Shiraz che viene coltivato in Sicilia, appunto si chiama Shiraz perché viene sempre dall'uva mostarda che è sempre lo Shiraz, però la zona è nuova, non è la sua zona tipica. Il colore è un rosso rubino, intenso, è corposo e c'è anche un residuo zuccherino che annusandolo l'odore del vino si percepisce, è un odore gradevole, dolce, di frutti di bosco maturi. Anche un pochettino di fragola. Ossigenandolo con il movimento saltano fuori odori più complessi, si sente che è un vino che è stato un po' lì a essere conservato, ha qualche anno e in effetti è una bottiglia del 2010, quindi non è un novello. È buono, ha il sapore è leggermente tannico. Particolarmente adesso mi era venuta un'associazione che sembrava tipo cavolini di Bruxelles o roba del genere, ma lasciando stare, non abbiamo trovato esattamente con cosa abbinarlo perché abbiamo provato con il prosciutto, ma non va bene. Abbiamo provato col parmigiano, non va bene. Uno schifo. Anzi, sembra che si trasformi in vomito. E forse potrebbe star bene con qualcosa di dolce, visto che proprio lui è dolce, però da mettere in cantina, dai, ne vale la pena, ogni tanto si può stappare. Prosit. Prosit. No, io ti ho detto che non lo dico una cosa del genere. No, quello più mascolino. Non lo È dico! post passera. Non lo dico! Com'è? È un vino post passera. Questo è un vino mascolino, Pulisce post la bocca. passero. Pulisce la bocca. Post passera, punti e puntini, si pulisce la bocca. No, va bene. Lo metto alla fine però.